Ce l'uso per vedere appunto.
quello a me mi piace. Facebook, vabbè, classico, vabbè, insomma, chi non c'era Facebook nel cellulare ormai. E Spotify, ogni tanto lo uso. E vabbè, insomma, mi dice di valutarlo, no, grazie. E ovviamente anche qui mi dice che sono offline, perfetto. E vabbè, mi dice di scaricare i podcast, vabbè. Poi abbiamo le varie applicazioni, la galleria, vabbè, classico. Abbiamo anche la parte Microsoft, non l'avevo mai vista. C'è Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook. Ma Outlook mi farebbe comodo, perché in effetti ho l'email su Outlook, mi farebbe comodo in effetti, è buono sapersi, ecco. Ho scoperto anche cose di cui io ignoravo l'esistenza, ecco. Ecco, c'è una cartella anche dedicata a Samsung in generale. Abbiamo un registratore vocale, qui all'archivio, che si sì, dove c'è memoria interna, insomma, schede SD, Samsung Cloud, internet, quello classico di Samsung. Ho anche installato Chrome, mi spazio R, che non so assolutamente cosa sia. Oddio, cos'è sta roba? Aspetta, sta riprendendo, questa interessante, sta riprendendo lo studio. Interessante, sta riprendendo lo studio, come potete vedere, e ci sono varie funzioni, disegno. Oh, ok, mi sta facendo entrare la fotocamera praticamente, ok, e deve essere dei filtri, sì. Mi fa disegnare nel viso. Non l'ho mai vista questa cosa, vi assicuro, è proprio, cioè sta succedendo in questo momento, non l'ho mai vista in vita mia, non sapevo neanche che ci fosse all'interno del mio cellulare, però insomma, ecco, il bello della diretta, dicono, no? Ecco, mi sono appena disegnato un segno rosso in faccia, beh, molto interessante, adesso, c'è pure un evidenziatore, vediamo cosa succede, vediamo un po'. Beh, sempre lo stesso, solo che è arancione. Vediamo se c'è qualche altro. Che cos'è questa cosa? Ah, no, ti cambia lo spessore. Cos'è? Vi giuro, non so quello che sto facendo, no? Non ho idea di cosa sia questa cosa. Vabbè, proviamo a tornare indietro un attimo. Allo studio Emoji AR. Hanno qui poi avatar, che cos'è? Ma per cosa poi? Accedete alle emoji più rapidamente. Qua poi, puoi crearti, beh, questo non è male, però. E qui dice che puoi crearti delle emoji personalizzate. Mica male. Mica male questa cosa qui. Cavoli, non sapevo di avere questa cosa. Vediamo se vado qua, cosa succede. Doppio divertimento, crea adesivi con più emoji. Vediamo. No, ok. Ah, ok, devo slittare. Fai giocare le emoji. Ok, mi dice che devo crearne una, va bene. Vabbè, ok, mi dice la memoria. E sono di nuovo io. Fatti in modo che il viso sia al centro dello schermo. Ok, qui. Vabbè, non so cosa ho fatto, comunque d'accordo, ho fatto una foto del cavolo, per non dire qualcos'altro. E... mi serve la connessione dei dati, no, non posso attivarla, vabbè, niente. Anche questa. Rinnova il look delle emoji, vabbè, non ce l'abbiamo ancora, disegnabiti addirittura, però disegnabiti sembra piuttosto interessante, vediamo insieme di cosa si tratta, ecco. Allora, disegnabiti.
Pensate.